Buongiorno a tutti, ben arrivati. Facciamo correre e poi arriviamo. Perfettissimo, allora io direi che possiamo partire. Togliamo gli scambi. Allora, prima cosa da fare. Allora. Perché così? Va bene. Allora, volevo vedere una cosa con voi. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Ah, un attimino che sistemiamo questo. Qui chiudiamo questo. Mettiamoci questo. Dell'altro monitor. Perfetto, questo. E via. Chiudiamo questo. Scusate, ma mi sono un po' perso, troppe cose aperte, tac, togliamo questo. Bene, io direi, andiamo a vedere, prima cosa una sterlina dollaro, perché volevo probabilmente fare un'entrata anche short sulla sterlina dollaro, visto che sono già short sull'euro dollaro già da diversi giorni. Allora, euro dollaro, poi lo guardiamo, sistemiamo un attimino i canali che si sono spinti, siamo nel ciclo 3, quindi già lo sappiamo. Cicli regolari un po' lunghetti, però ci sta, vedete la fratalità perfetta 50 e 48. Adesso siamo in un ciclo 3 partito qui, sta già facendo un po' di debolezza, quindi quello che mi aspetto è la situazione ribassista, anche perché su H4, sul ciclo 4 abbiamo avuto un ciclo 3, su H4 scusate, abbiamo avuto un ciclo 3 ribassista, di cui poi un ciclo 4 non può essere rialzista, a meno che non sia un ciclo 1. Quindi mi attendo comunque ancora un pezzettino di fase ribassista sotto il minimo di ieri, quindi sotto questa zona qui, addirittura sotto questa zona qui, ritornare un po' sotto questa zona. Mancano ancora 30 pips ancora di fase ribassista, quindi per oggi magari il target potrebbe essere il pivot S2 nonché la zona del canale basso. Poi lo guardiamo. Andiamo a vedere la sterlina dollaro. Allora, siamo sul 50% di questo Fibonacci. Voglio provare una fase short con stop loss, logicamente. Allora, 1, 2, 3, fase alta, doppio max gauss. Allora, io direi proprio per... Ok, short questa, qui la possiamo fare un attimino un po' più pesantuccia. La facciamo così. Perfetto, allora per questa operazione qui short, io direi che lo stop loss senza onde evitare problemi, lo mettiamo qui, un po' più alto. Sono più o meno una decina di pips lo stop loss. Allora, vediamo un attimino di condividere anche questa operazione in chat, tanto lo stop loss posso inserire manualmente. Così. Allora, perché short di sterlina dollaro? Perché se sono short di euro dollaro, la correlazione positiva, ovvero nella stessa direzione, abbiamo un euro dollaro ribassista e una sterlina dollaro ribassista. Poi abbiamo una situazione. Allora, prima di spiegare il perché il trade, vorrei scriverlo anche in chat, così short GBP USD 1. Dov'è? 26452, 26452. Così. Allora, questo short qui, perché ho fatto uno short di USD, allora è correlato con l'euro dollaro, quindi se l'euro dollaro scende, scende anche la sterlina dollaro nei migliori dei casi, ma guardando l'analisi, qui abbiamo il max gauss della distribuzione. Vediamo qui che parte un qualcosa che potrebbe essere anche il secondo max gauss o comunque una distribuzione doppia, quindi un ciclo 3. Quindi continuo a segnare questo perché ancora non lo so. Per essere un ciclo 4 doveva scendere sotto questa zona,
Okay? Perché il ciclo 3 è rialzista, abbiamo un ciclo 2 ribassista, quindi mi aspetto un nuovo minimo rispetto a questo. Ma siccome è ripartito da qui e ha fatto un ciclo 3 rialzista e un ciclo 4 che non è stato ribassista, allora cambia tutta la dinamica. Questo non è un ciclo 3. Dai, questo non è un ciclo 3, bensì un ciclo 1. Questo diventa un ciclo 2. Ricordatevi che sulla stennina d'oro non abbiamo l'effetto del pattern 4S, che è soltanto per l'euro-dollaro, che è molto regolare. Quindi lo short sta andando bene. Togliamo questo, togliamo anche questo che non c'entra. Via 1, 2, quindi abbiamo il minimo di Gauss. Sac. Non ho guardato, no, non ho guardato, Enrico, riguardiamo subito se ci sono dati, ma alle 8 c'era qualcosa sulla sterlina, infatti questa salita è dovuta ai dati positivi della sterlina, ha ripercorso un po' anche l'euro-dollaro con il tentativo di salita, ma poi ha toccato il pivot e sta tornando giù. Ricordiamoci che nell'euro-dollaro però abbiamo ancora questo pivot scoperto, che adesso lo possiamo anche andare a evidenziare così. Eccolo qui. Quindi ricordiamoci sempre che c'è il tentativo poi di ritornare su in questa zona, ma quando lo prendiamo al ritorno, quando abbiamo eliminato le posizioni short, ci pensiamo quando vediamo la situazione ciclica rialzista. Poi altri dati ci sono alle 11 qualcosina, ma niente impatto, alle 14.30 e alle 14.30 ancora c'è un po' più di movimento. Quindi alle 14.30 io, devo dire la verità, sono già diversi giorni che sono short con l'euro-dollaro. Ho usato, mi pare, giovedì o venerdì un loss che parzialmente l'ho già recuperato. Potrei anche chiudere adesso una posizione in positivo e recuperare anche quello, ma lascio correre con un take profit a 1.0715. 1.0715, poi andiamo a vedere anche perché. Adesso siamo 1.0766, ma vi dico la verità: se vedo che mi scende bene, mi sa che me lo tolgo sotto il minimo di ieri, sotto questa zona su S1. Prima avevo detto S2, mi pare, su S1 oggi in questa zona qui. Altri 15 pips, mi sa che mi tolgo il dente, o meglio, tolgo l'operazione e buonanotte. Chi si è visto, si è visto. Poi magari possiamo riprodurre un'altra operatività short fino a quel livello, ma manteniamoci belli flat. Allora, lasciamo correre un attimino. Nel frattempo, torniamo. Scusate, tornando sulla stellina d'oro, ciclo 1, ciclo 2. Qui abbiamo il max caos, che è questa parte qui, la posizione. Termino scrivo. Allora, bene, scusate. Niente ragazzi, sono proprio, ma anche ieri non stavo tanto bene, ho ancora questi problemi di respiratori. Allora, torniamo noi. La sterlina d'oro, lo short fatto adesso, che già abbiamo una un po' la spinta dall'euro dollaro che è ribassita. La sterlina d'oro, vediamo, è metterla in carreggiata, potrebbe andare bene, potrebbe anche una doppia esposizione, perché mettendosi esposti nella stessa direzione non è sempre la cosa migliore, ma siccome i cicli e dopo il dato di espansione rialzista i cicli parlano chiaro, almeno per il momento, vi faccio vedere che questa zona qui, il max caos, ormai chi mi conosce, tutti i video che trovate, migliaia di video saranno arrivati sopra i 1000 adesso su canale YouTube.
Io parlo di ciechi da tantissimi anni, ci sarà motivo. Questo è il Max Chaos, relativo a questo massimo qui. Ha fatto un doppio Max Chaos, posso fare così, non mi interessa più di tanto. Questa è la parte più alta, qui sopra non ci deve andare, potremmo farmi un altro tentativo di doppio Max Chaos, visto che questo qui è vicino, ma non credo. Quindi c'è la fase ribassista, aggiungiamo sul ciclo 2 una trend line ciclica, che è questa. Sotto questa zona qui diventa ribassista. Io sono molto ripetitivo perché, se notate, sono da venerdì che non condivido nessuna analisi in chat, perché comunque sono short solo di questo, quindi la chat ripercuote o riproduce quello che io faccio, quindi non ho altro da fare, faccio solo questo. Sotto questa zona qui il ciclo 3 diventa ribassista, nonché tutta la fase ribassista della stellina d'oro. L'ultima per completare questa analisi, oggi farò un webinar un po' corto perché sono un po' corto anche di voce. Per far completare questa analisi, io mi prendo il Fibonacci dal massimo al minimo. Ritorniamo poi anche al Fibonacci con i colori originali. Questo era un Fibonacci che ho usato per dimostrare un'altra cosa. Lo mettiamo bianco, lo mettiamo tratteggiato, che è quello più grande, e abbiamo la zona del 50%, esattamente dove è già stato respinto una volta. Dal 38,2 ha tentato di nuovo un rialzista fino al SR1. Torna sul 50%, l'idea è di portarlo comunque nelle parti più basse. Quindi la stellina d'oro, che è un trade che ho fatto adesso, se quando riesco a chiudere l'euro dollaro con l'idea di portarlo sotto il minimo di ieri, quindi su questa zona qui, portarlo più o meno in questa zona qui, S2, S1, nonché addirittura un porto più basse, chiuderò entrambe le coppie, anche la stellina d'oro, quindi aggiungendo un attimino, un pochettino di denaro in più ai trade fatti. Se notate, non parlo mai, è difficile mantenere, diciamo, la regola del non pagare, non parlare in negativo. Infatti, a volte mi scappa, ma solitamente quando chiudo, e non quando, se chiudo, ma quando chiudo, cioè praticamente io sono già, vado già dritto al il mio take profit, che va bene se me lo porto già da 2 o 3 giorni e ho l'idea di portarlo a 1,0715, però va bene anche così, che ci siano dei giorni di lateralità, perché alla fine, dopo questa fase ribassista, che ahimè anche ieri su questa rottura qua era da chiudere il trade, io l'ho visto, ma non so perché qualcosa mi ha detto di non chiuderlo. Va bene anche così, credo anche nel senno di poi che ci sarà stato un motivo perché non l'ho chiuso, magari oggi farà veramente quello che deve fare. Poi è andato su, è andato giù, rimane in una fase di lateralità, ok? Una volta adesso che mi rompe anche queste zone, ritorna sotto il vicino ai minimi, mi chiama un nuovo minimo, ritorna ribassista. Ok? Bene, detto questo, per l'euro dollaro non c'è altro da aggiungere, perché comunque i cicli li ho già visti prima, 3, questo è un ciclo 3, essendo comunque una distribuzione già nella seconda parte, anche qui vale la pena, dal minimo del ciclo 1 al minimo del ciclo 2, tracciare una trend line. La trend line ciclica sotto questa zona diventeremo comunque nella fase ribassista della distribuzione. Ok, canali li aggiustiamo dopo. Torniamo qui, meglio qui, ok? Quindi abbiamo il max chaos, il doppio max chaos. Non posso. Allora, un attimo, so che questa. No, ancora, siamo ancora. Allora, non devo aggiungere altro. 1, 2, 3, anche qui ci abbiamo l'ultimo dei pivot. Non. Coppa, che cosa fai? Questo qui è il pivot scoperto, che ce lo manteniamo sempre di regola, vedete, manca poco, lo lasciamo lì, magari con un dato qualcosa, quando dovremo prendere di nuovo la strada rialzista, avremo questo target su questo pivot scoperto, potrebbe andare. Allora, torniamo a noi. Stellina d'oro anche su H4, abbiamo un ciclo 1, un ciclo 2, vedete che il ciclo 2 è un po' strano. Adesso andare a capire dove era finito il ciclo 1, dove è il ciclo 2, non ci interessa. In questo caso non ho mai dato un pattern a questo tipo di lettura, ma io so che da qui a qui
O può essere un ciclo solo, ma visto la salita, la discesa, le M cicliche, tipo qua che riparte, non mi interessa capire dove è finito quale ciclo, faccio così, volendo poter farlo finire qui su questa zona, oppure il nome del partner non ce l'ho, ma io ogni tanto, se avete visto, faccio così. Uno, devo dire che all'interno, scusate, ma se non riesco a parlare, uno più due, non ho l'interesse di sapere il perché e il per come, faccio così, 1, 2. Questo poi alla fine diventa un ciclo 3. Questo. Ci sono delle differenze. Allora qui abbiamo un 1, un 2, un 3, quindi potrei anche andare a vedere se questo qui potrebbe essere un ciclo 1, questo un ciclo 2 e questo un ciclo 3. Anche questo è vero. All'interno comunque siamo nel ciclo 3 H16, se notate questo è il max caos, la parte più alta della distribuzione, scusate, addirittura è questa, è la parte più alta della distribuzione H16 è questa. Da lì in poi cercherò comunque la fase ribassista, quindi sac dall'1 al 2, se notate anche qui allineato con l'euro-dollaro, questa in questo caso la metto gialla. Abbiamo questa situazione. Allora, avendo qui un 1, un 2, un 3, un 4, qui dovrei avere un 1, 2. Notate il perché non posso leggere questa distribuzione come un ciclo 1, un ciclo 2 e un ciclo 3. Quindi, essendo ancora in una distribuzione di un ciclo solo H16, se vogliamo, però abbiamo un ciclo 1 che è durato 209 candele, un ciclo 2 che, se lo faccio finire qui, dura 216 candele. Ok? Devo mantenere comunque, scusate, per il motivo che non voglio andare a cambiare i vincoli di lettura, continuo a leggere i cicli così, 1, 2, 3, 4. Se poi col senno di poi risulta che questo è il ciclo 2, ben venga, perché comunque l'ho tradato nella stessa identica maniera che avessi letto un 2 e un 3. Ok? Quindi lasciamo per ora il ciclo H16, il ciclo 3 H16 con una distribuzione 1, 2, qui siamo nel ciclo 3. Anche qui mi ha avuto questa espansione ribassista, quindi adesso dal 50% io sto cercando lo short ed è il short che ho anche condiviso. La lettura l'ho fatta però su H1, doppio max caos, comunque un max caos abbastanza alto. Adesso siamo nella candela delle 9:37, è un po' difficile adesso definire un po' l'andamento che saranno nelle prossime ore, perché comunque abbiamo una partenza delle borse europee, quindi potrebbe anche, usiamo la parola, scarantare i grafici un po', nuovamente sui massimi, andare a prendere un po' di stop loss per poi completare la giornata ribassista. Per vedere anche questo bisogna stare attenti, guardare un po' il daily, guardiamo sul daily dell'euro-dollaro, per esempio l'euro dell'euro-dollaro, il daily dell'euro-dollaro, abbiamo una trend line ciclica gialla, ok? Che è la trend line ciclica che ci dimostra che siamo nella seconda parte della distribuzione, soltanto per chi è nuovo, prima parte della distribuzione, seconda parte, quindi questa qui è la parte centrale che è il nucleo. 1, 2, siamo nella seconda parte, mi aspetto la fase ribassista, ok? Quindi in questo caso, nel terzo trimestre, ho tracciato una trend line dalla parte centrale del 2, ricavando poi l'effetto del nucleo, in questo caso qui. Siamo nel ciclo 3, non posso aspettarmi che un ciclo 4 del genere. Quindi il target che io ho previsto per 1,07, 1,07 e 15, non so se arrivo a prenderlo oggi, domani, dopodomani. Comunque questa è la direzione fino a quando ho questa analisi qui, è preferibile cercare solo degli short e i long, farli soltanto con lo stop loss o comunque con delle entrate e uscite veloci, magari proprio per prendere qualcosina, sempre avendo l'idea che potrebbe anche, come dire, fare uno scarto ribassista e ti trovi in una posizione long, quindi meglio che la fai o con lo stop loss o comunque con un take profit veloce, anche se poi potrebbe pagare di più. Non esiste il potrebbe pagare di più o il pensiero al positivo, come lo chiamo io. Il pensiero al positivo ti induce a tenere delle operazioni, ma a volte è meglio prendere, come se ieri avessi chiuso l'operazione, brutta parola, se avessi chiuso l'operazione, magari oggi l'avrei rifatta, giusto?
Purtroppo, meglio, è così il trading, la borsa è così, non è che si può andare a vedere se è andata così. Quindi quando qualcuno mi scrive, ma perché quell'operazione lì non l'hai chiusa, era meglio che era in positivo? Era meglio, ma io non lo so dove ho finito il mercato. Quindi evitate di fare questi commenti del cavolo che non c'entrano niente, ok? Comunque non rispondo nemmeno più a questi commenti perché non mi ha condiviso un conto Academy dimostrativo, ma è un conto reale, nel senso che è dimostrativo perché dimostra qualcosa, ma è un mio conto reale, quindi abbiate la pazienza che non abbia la voglia di rispondere a queste cose banali, perché secondo me sono banali, basta pensare un po' sulla logica. Inutile che mi si scrive era meglio chiuderla. Era meglio tutti allenatori davanti alla porta, davanti alla televisione, quando il calciatore sbaglia il gol. Allora, andiamo avanti. Abbiamo visto che siamo nel terzo trimestre, quindi continua l'analisi annuale, ok? Abbiamo qui anche un'altra bella cosettina da guardare. Tra le righe, il grafico ci risponde sempre. Allora, dai, abbiamo un max Gauss della distribuzione magenta, che è questo. Se vogliamo, andiamo a prendere anche il minimo di Gauss, ma lo avevo già segnato, quindi mi aspetto un max Gauss, un minimo di Gauss. Se già il 50% è la parte da dove siamo ora, quindi non può chiudere, deve chiudere il minimo col 61,8, non di che sulla zona più bassa, il 76,4 o capovolta 23,6. Quindi più o meno in questa zona qui, adesso lo lascio così e faccio anche un'altra cosettina. Vedete, il take profit è 1,0713, io ho messo 1,0715. Potrei fare anche questo, così non rimane lì nell'ignoto il perché ho messo questo, perché ho messo quello, mettiamo questo. Ecco, ma abbiate pazienza che qui devo rispondere assolutamente. Abbiate, metto in pausa il microfono. Eccomi qua, scusate, ma dovevo rispondere a questa chiamata. Allora, prendiamo poi. Ho messo qui un punto di domanda, lo metto qui. So che l'analisi è un po' incasinata, non si vede più di tanto, però chi segue ci sta di cosa sto parlando e quindi va bene anche così. Abbiamo qui il punto di domanda che vuol dire che io mi aspetto una chiusura della distribuzione. Adesso non so se questo sarà a livello di chiusura, ma comunque mi aspetto una chiusura rispetto al prezzo dove è adesso, quindi una chiusura del ciclo. Ok? Quindi distribuzione in chiusura. Va bene? E anche qui ci siamo. Poi andiamo avanti. Vedete che il bello e il brutto di un mio webinar. Non voglio andare a vedere una cosa che non interessa a me, ma non perché sono egoista, perché non ha senso che mi vada a cercare come mi è scritto da adesso, Nuova Zelanda CHF. Non è un cross che a me interessa, ma non perché io dovrei adesso andarmi a prendere il cross che non analizzo mai perché non lo trovo, per farti un'analisi, per dare un resoconto che magari potrebbe essere anche falsato, perché essendo una coppia che io non trado, non so la dinamica di questa coppia. Diciamo che l'euro-dollaro, la sterlina-dollaro sono coppie che comunque anni, anni, anni che guardo questi grafici, non li conosco i movimenti, però conosco la statistica dei movimenti ripetitivi. La Nuova Zelanda CHF è una coppia che io non trado mai. Quindi io te l'andrei anche a vedere adesso, Antonio, questa coppia. Però non avrebbe senso perché potrei farti un'analisi rispetto al metodo fascia o che non so io, poi non so neanche se sei nell'Academy, se usi il metodo fascia, quindi anche questo non avrebbe senso adesso andarti a fare un'analisi nuova CHF. Quindi so che me l'hai scritto già 3 volte, non è che non ti ho risposto, ma cosa devo fare? Se trovo il tempo te lo vado a vedere. Io preferisco
basandomi su quello che so, o meglio su quello che io penso di sapere, parliamo di così, per guardare un trade dove io già sono a mercato e lo posso spiegare il perché e il per come. Per esempio, così per farti un'idea chiara, non per puro egoismo, ma è puro egoismo perché logicamente faccio quello che mi serve, ma per farti ti rendo chiaro il perché quando ha senso guardare un webinar e capire quello che sto facendo, perché il webinar è fatto per imparare e se devo far vedere un'analisi solo perché ne hai bisogno, agli altri non servirebbe neanche a me e neanche a te, dico, perché io preferisco farvi vedere una cosa del genere che è stato lo short che abbiamo fatto. Lo short siamo in entrata a 1,2745. Adesso un attimino, bloccate il commento perché se no non rispondo, non riesco più a rispondere. Allora, 1,27, l'entrata che ho fatto adesso a 10 minuti fa, più o meno, 1,2645 e 2. Questa era l'entrata. No, 1,26, scusate. Ecco l'entrata un po' più bassa di quella. Probabilmente oggi chiuderò il trade prima del previsto, ma perché vedete io sono entrato qui sul 50% e sta già pagando, ok? Quindi preferisco fare queste cose qui. Allora, fatemi leggere. Mi fai ridere la pelle nel paolesimo. Beh, bella questa, me la sono segnata nel paolesimo. No, non è che io si trada solo l'euro dollaro. Cos'è che, come, come il pittore si basa su dei colori, poi da questi colori può trarne sfumature, può trarne, non so come la parola esatta non mi viene in mente, ma trovare le diverse tonalità di un rosso, le trovi partendo dal rosso principale, oppure mischi rosso e verde, come so io, adesso non mi ricordo bene com'erano le tavole dei colori, ma in ogni caso anch'io. Entrei da parte dall'euro dollaro. Cos'è l'euro dollaro? L'euro dollaro è una coppia madre, è la coppia che comunque da lì parte molto, da lì è diciamo che tutto si basa su un andamento economico dell'Europa e dell'America, ma tutto quanto l'insieme è questo. Se aggiungiamo anche lo yen, infatti, cos'è? Euro yen. Se aggiungiamo anche il dollaro yen, quindi le coppie principali sono euro, dollaro, yen e sterlina. Ok? Sterlina che, guarda caso, è uscita dall'Europa, quindi si è sempre mantenuta la sterlina sebbene era nell'Europa, quindi ci sarà un motivo. Quindi queste sono le coppie, diciamo, che io utilizzo per fare trading. Poi può succedere che mi faccio anche una sterlina yen, che è una coppia composta. Ci sono tante variazioni, però preferisco giocare nella coppia madre quando non ho tempo di stare al computer, perché è una coppia che io già conosco, meglio, penso di conoscere meglio. E mi ha sempre dato dei buoni risultati. Ok? Quindi nel paolesimo, come lo dici te, come mi hai fatto questa bella frase l'altra volta, il paolesimo, va bene, mi sento un po' lusingato, va bene così. Ok, allora, uno, due, stellina d'oro, l'ho solito fatto qui, quindi se adesso vado a vederti una nuova stellina, Nuova Zelanda CHF, non avrebbe assolutamente senso. Poi magari se trovo il tempo lo faccio, non è quello. Bene, abbiamo questa situazione i cicli sul minuto, per esempio, anche qui, se adesso devo chiudere il trade, stiamo chiudendo una distribuzione, siamo qui di bassisti, Mari mi strappa fino al pivot, posso chiudere tutto sul pivot della sterlina dollaro, anche basandomi poi sull'euro dollaro, che ha fatto dopo il tentativo rialzista, notate, guardate, ha fatto stanotte rialzista, meglio ieri sera rialzista, le ultime ore me le ha fatte ribassiste. Poi parte il mercato, mi fai una fase ribassista, cerchi di andare su. Se notate, il prezzo di open price è questo. Sei già andato ribassista, sei tornato su uno sopra il pivot, sei tornato nel minimo dove eri già arrivato. Quindi probabilmente romperai ancora questo minimo. Adesso, essendo l'ultimo quarto d'ora della candela delle 9, posso aspettarmi che la candela magari faccia un risucchio o comunque si ritrae un attimino, ritorna su di un 20% del corpo, ovvero mi fa l'effetto palloncino finale. Quindi si chiude una candela. Se notiamo tutte le candele del grafico, una cosa che dico sempre,
È difficile trovare una candela che non abbia una spike finale. Questa candela qui è partita così, ma anche l'ultimo pezzettino non ha chiuso completa. È difficile, ci sarà qualche candela ogni tanto che chiude completa, con tutto il corpo completo, ma solitamente non chiudono a filo a filo, quindi si mangia un pochettino degli ultimi, dai 15 agli ultimi 5 minuti si detrae un po' il corpo, ok? Poi ricordiamoci che basta guardare anche sull'M1. Se abbiamo una distribuzione che sta chiudendo, si è già chiusa, allora dobbiamo stare attenti perché potrebbe ripartire su M1 una distribuzione nuova. Aggiornamento. Abbiamo l'indicatore dinamico che è questo, una parte rialzista già fatta. Adesso siamo nella parte ribassista, perché la linea rossa è sotto il canale del dinamico che è questo, ok? Quindi ha già dato il segnale short. Segnali rialzisti non ne ha avuti, o forse no, non ne ha mai avuti perché questa è la parte C. È nato fuori, quindi è ritornata dentro qui la linea rossa, è uscita fuori, qui è ritornata dentro, ma non è andata fuori, quindi è ritornata sotto. Quindi per il dinamico, la fase del dinamico, il primo take profit è S1 a 1,0749, quindi 1,0750 è il take profit, ok? Senza andare a riguardare niente, 1,0750 è il take profit. Torniamo sulla sterlina dollaro, che quando si fa trading rimanendo davanti al computer, cosa che vorrei fare, ma ho un appuntamento, devo uscire dopo il webinar, quindi anche oggi non farò tanto per motivi di tempo. Domani anche ho la giornata incasinata, poi dopo domani dovrei tornare un attimino ad avere un po' di tempo per passarlo davanti ai grafici, che comunque è per me è una passione, anche rilassa un po' guardare i grafici. Allora, sterlina dollaro, anche qui vedete il prezzo da dove noi siamo entrati. Ma sta facendo una bella candela rossa, che è la candela contraria del dato. Un ups di Larry Williams, se andate a vedere nei libri di Larry Williams, l'ha descritto in diverse volte. Quindi ha fatto prima il tentativo rialzista, adesso sta tornando giù. Potrebbe anche mandarsi tutta la candela, ok? Questi si chiamano gli ups di William. Quindi in questo caso adesso siamo ribassisti. Il take profit per la sterlina dollaro non l'ho ancora definito, ma probabilmente sul pivot, se vedo anche l'euro dollaro che scende bene, mi elimino tutto, metto i remi in barca. E per oggi va bene così, abbiamo comunque portato sul conto copie, recuperato i 60 già per parte ieri o l'altro ieri di notte. Qualcuno si è meravigliato, ma Paolo sta tradando alle 3 di notte. Sì, Paolo era sveglio, stava tradando alle 2-3 di notte, ma non che stavo tradando. Ho visto l'operazione che avevo fatto, era lunedì notte, mi pare, e quindi prima di spegnere la luce ho spento anche il trade che era in positivo. Quindi non era un trade basato su livelli, era un trade da prendere e portare a casa, portando a casa una ventina di euro, ma non sono tanti, ripeto, il conto di ripetizione, quindi per me erano tantissimi. Va bene così, comunque era anche una piccola parte di recuperare il loss preso l'altro giorno, che chissà perché, per che motivo, ho deciso, adesso il motivo potrei andare anche a dire, ma non c'entra quello, perché col senno di poi non era neanche giusto chiuderla, perché col senno di poi, se la lasciavo guadagnavo anche con il long, ma il sentiment e l'analisi mi hanno detto no, devi chiudere il long, perché se continua a scendere ti sei trovato in una situazione che non puoi più gestire. Essendo in un trimestre in chiusura, meglio che lo chiudi, lo elimini. Quindi ho eliminato il trade, prova di forza che tanti di voi, e tanti di voi ancora non sapranno neanche nei prossimi anni, provare a chiudere un trade e dire ok, è andata così, lo devo chiudere. Perché se mi parte veramente quello che l'analisi mi dice, mi trovo con delle operazioni long che non posso più gestire. Mi pare questa cosa qui l'ho anche scritta in chat cercando di spiegarla. Spero che la chat vi svegli un po' su tutti voi anche la parte interna del capire il perché, per come di certi movimenti. Ok? Bene. Allora, io direi. Chiedono solo che vediamo, chiedono anche questo. Ok. Allora, questo lo facciamo così bene, bene. Comunque abbiamo la sterlina dollaro, come abbiamo detto, visto per quello
era? Ragazzo, non ricordo più. Antonio? Vabbè, guarda, chi mi ha scritto prima se era Noel dell'Anda CHF. Capisci che per me è anche priorità mantenere quello che sto dicendo. Se ho fatto un trade e l'ho condiviso anche nella chat, voglio che chi l'ha condiviso capisca anche il carattere, la dinamica, il criterio di operare e gestire questo trade. Quindi sto cercando di spiegare, infatti mi viene l'esempio adesso, devo sempre cercare di capire quando parte il rialzo, si avvicina o no sul minimo, che probabilmente mi romperà questo minimo. Ok? Ok, lei si sta avvicinando al minimo, quindi romperà il pivot, potrebbe essere il take profit, sono 10 pips, ancora 8 pips. Mentre la stessa dinamica mi offre probabilmente l'euro-dollaro. Ok? Avete cercato il tentativo rialzista, si riporta sui minimi. Abbiamo 5 minuti dal cambio dell'ora, quindi preferisco rimanere con voi alle 10. Candela un po' birichina perché potrebbe riportare tutto il cross rialzista o potrebbe portare il cross ribassista. La dinamica della volatilità, quando parte qualcosa di grosso, diciamo una candela tipo la candela delle 10, che è paragonabile alla candela delle 16, se vi ricordate bene. Quindi potrebbe essere adesso che alle candela delle 10 mi percuote il grafico ritornando sui minimi di ieri o addirittura oltre al minimo di ieri, e per me a questo punto, essendo anche qui davanti al computer, volendo togliermi questa operatività, posso chiudere il trade, giusto? E starmene tranquillo perché poi la mancanza di volatilità potrebbe portare il grafico a essere rialzista. Vedete questi tentativi adesso così? Se notate, sono gli ultimi 5 minuti della candela, ok? Quello che dicevo prima. Torniamo poi, visto che abbiamo qui, a guardare sull'euro-dollaro, per esempio, gli ultimi 5 minuti. Adesso l'euro-dollaro l'ho messo così in fondo. Gli ultimi 5 minuti, ed è, questa è l'ultima candela dei 5 minuti, ok? Quindi per il momento nulla di fatto, stiamo un attimo fermi. Adesso guardiamo la candela H1, si è rimangiato tanto di corpo. Tanto. Sono 5-6 pips, ma sono tanti nel contesto che la candela è durata in totale dal massimo al minimo della sua espansione 12 pips, quindi si sta mangiando già un bel pezzettino. Ricordiamoci, per anche chi è nuovo, se vi posso dare un consiglio, tra virgolette, un consiglio non è operativo, ma un consiglio per gestire un po' di più l'operatività o la direzione da prendere, cercate sempre di visualizzare una media mobile 48. Quando la 48 siete sotto, siamo ribassisti. Se andiamo su H4, siamo sotto la 48, siamo ribassisti. Quindi, tornando ai cicli, dove sono? Tornando ai cicli, se andiamo a vedere la media mobile per 4, quindi la 192 dell'H16, siamo ben sotto l'H16, ok? Quindi anche questo è un motivo perché ho preferito togliere il trade long e girarvi subito short, perché comunque siamo in una fase ribassista. Da qui siamo andati sotto, l'abbiamo ritestata, adesso distanzia un 105, 120 pips dalla trend line, quindi potrebbe continuare la sua fase ribassista. Se io vi vado a prendere un pezzo vecchio di grafico, se notate qui siamo andati sotto, l'abbiamo ritestata 2 o 3 volte e poi si è allontanata di 500 pips sotto la media e siamo nel ciclo 3, ciclo 4. Quindi se si ripercuote sempre questa analisi qui, 3 e 4, il 4 non è un ciclo da dove tenere le situazioni rialziste, quindi ho preferito togliermi il long e mettermi short. Quindi spiegato anche questa, siamo a 2 minuti dal cambio di candela, non andrei a far altro vedere la candela serie ritornata un po' rimangiando l'H4, quindi H1, M1 di nuovo qui. Ricordate che la linea del dinamico bassa mi individua la situazione ribassista. Questo trade qui è stato anche condiviso dalla chat di segnali che assolutamente è da filtrare, da seguire. Tanti di voi seguono tutti i segnali, mettendoci anche lo stop loss. Se li segui tutti, statisticamente ne esci molto, molto, molto bene.
È un lavoraccio seguirli tutti, però c'è chi ha tempo e voglia di seguirli, perché no? Basta che quando arrivi, se ti dedichi 10-15 secondi a inserire il trade, chi poi prende, è bravo nel inserire il trade o dal computer o dal telefono, ci mette un paio di secondi, 10-15 secondi, hai fatto il tuo trade. Vi consiglio, in caso di se fate tutti i segnali, di mettervi uno stop loss che non sia quello consigliato, non perché non va bene, ma statisticamente è meglio mettere un take profit, uno stop loss fisso, che dico 30 pips, così a lungo andare tanti trade che magari andrebbero a prendere lo stop loss vanno in positivo. Una statistica non c'è, dipende da quello che vi volete permettere. Vi potete mettere anche uno stop loss di 50 pips, anche di 100 pips, perché tante volte vi prendete magari uno stop loss solo al posto di prenderne tanti altri consecutivi. Allora, abbiamo il cambio della candela, quindi la candela delle 10, vedete, è partita la candela delle 10. Io quello che mi aspetto adesso è che la candela delle 10 riprenda la fase ribassista e rompa questo minimo qui, che si è già fermato 2 o 3 volte, notate, sul livello del Fibonacci, anche ieri è tornato sotto per ripartire su questa zona qui. Ritornando sotto questa zona che sembra molto lontana, ma sono 4-5 pips, ritornando sotto questa zona qui darebbe il via al take profit su questa zona qui. Quindi abbiamo un 20 pips e per me penso che 1,07 e 40 e 50, cos'è? 1,50 su questa zona qui, penso che prenderò profitto senza andare a cercare oltremodo di portare il grafico ancora più basso. Ok? Stessa dinamica per la sterlina dollaro, che notate la candela delle 10 adesso ha aperto. La sterlina dollaro però un po', per quello ho messo anche lo stop loss, pilotata logicamente da forze maggiori, quindi forza della sterlina, ma se adesso il dollaro prende forza, avremo sia l'euro dollaro e la sterlina dollaro che scendono, ma in ogni caso, visto i dati che hanno portato la sterlina dollaro rialzista, mi sono premunito di uno stop loss a 1,26 e 53,8, quindi 1,26 e 54, uno stop loss di 10 pips dal trade fatto. Va bene? Ok, andiamo adesso a vedere. Cosa volevo vedere? Ah sì, il dollaro yen. Il dollaro yen che è, come detto, di per sé una bussola da seguire, perché se il dollaro è forte abbiamo un euro dollaro debole. Ok? Quando vediamo l'euro dollaro che sale sui 5 minuti, qui abbiamo il max Gauss dei 5 minuti, una distribuzione irregolare. Questo è il minimo di Gauss. Vedete che qui non posso avere il minimo di Gauss, quello anche una regola che io ho. Questo non potrebbe essere il minimo di Gauss, a meno che non rimanga tale e si gira piano piano. Ma se questo è campato così nell'aria, vedete che l'indicatore è ancora nell'aria, non ha chiuso, non si è girato. Quindi probabilmente tornerà sotto questo minimo. Anche qui, visto che siamo nelle ore di punta, funziona molto bene mettere un Fibonacci. Vedete le zone 61,8, o all'incontrario, in questo caso dovevo metterlo al contrario, è la stessa cosa. Poi tanti dicono: ma l'hai messo al contrario. Certo, parti dallo 0 al 100, in questo caso lo 0 perché siamo dalla parte più bassa, quindi partiamo da qui, il prezzo sale, quindi dallo 0 al 38,2, al 50. Queste qui sono le zone di entrata short dove verrà respinto il prezzo di nuovo ribassista. Quindi, se questo non è il minimo di Gauss, non dovrebbe essere, si sposta più in basso, sotto questo minimo, più in basso. Quindi potrebbe chiudere la distribuzione irregolare a 5 minuti, avendo qui poi un ciclo 1, 52 candele, oppure un ciclo da 62. Ancora abbiamo il ciclo 2 e il ciclo 3 irregolari che possono portare alla fase ribassista. Ok? Quindi queste dinamiche qui io le ho spiegate e continuo a spiegare. Chi se mi segue da anni, tanti di voi hanno scoperto il perché io uso i cicli, proprio per questo motivo che sta avvenendo adesso nel grafico. Quello che stiamo guardando è quello che io sto dicendo, l'ho detto praticamente 30 secondi fa. Ok? Quindi mi aspetto che ritorni sotto questo minimo, perché la distribuzione non può essere accampata lì in aria. Ok? Questo di nuovo. Per Enrico o Antonio, se mi ricordo chi era che mi ha scritto del Nuova Zelanda CHF, ci sei ancora? Sì, ok. Antonio, hai capito il perché il webinar deve essere diciamo, insegnamento? No, perché non sono un insegnante. Una lezione? No, perché non sono un insegnante, ma posso rispecchiare la mia professione, che è fare il trader. Se io sono profittevole con questi trade, devo anche spiegare il perché. Ok? Per andare a vedere l'analisi NZ,
NZD, CHF, magari ci sono tanti altri relatori che non fanno neanche trading, ma fanno solo il relatore e sono pagati per fare questo, e ti vanno a prendere un grafico, te lo smontano in tutte le maniere che possono, quindi gli danno alla fine un'analisi che ti dà il 50% rialzista e il 50% ribassista, perché alla fine non si espongono mai di darti una direzione, ti danno la possibilità da una parte e la possibilità dall'altra. Quindi nulla di fatto, e le cose che a me non piacciono, perché io mi sono appena esposto dicendo che deve fare un nuovo minimo. Deve fare un nuovo minimo perché io conosco la dinamica dei mercati, dei cicli. Essendo M5 è una distribuzione irregolare, che l'ho spiegata anche, non lo trado, lo guardo, oppure lo trado anche a volte, perché comunque la distribuzione irregolare è da tradare, ma sapendo che è irregolare so che non sono i 4/4, ma rimangono solo a volte 3, a volte anche solo 2. Quindi questo non può essere il minimo, deve farmi un altro minimo. Ok? Ci siamo? Bene. 10-5 minuti, passati i primi 5 minuti della candela, quindi anche qui altra regola, i 5 minuti della spike. Vedete che la spike è già stata consolidata rialzista, quindi la spike è andata sopra per poi riempire il corpo della candela, effetto palloncino, si soffia dall'alto al basso, quindi avendo la valvola rialzista deve scendere, ok? Questo nei primi 5 minuti non è una regola, perché logicamente noi non sappiamo del grafico, ma possiamo basarsi su questa raffa di tempo per fare le nostre constatazioni. Ok? Torniamo a noi, perché potresti andarlo a vedere anche tu. Non so se sei nell'Academy o se usi gli indicatori. Comunque, se sei nell'Academy, hai gli indicatori, se no, non puoi. L'indicatore del metodo fascia mi sta dando su H1 un segnale short. Ok, l'ho dato ieri con questa candela, rimane tale. Adesso non so se questa candela qui aveva dato già un segnale rialzista, ma è stato smentito perché gli istogrammi sono solo rossi. Quindi da qui in poi, dove siamo adesso, è anche un segnale short. Ok, anche con divisione da salti di segnali. Su H4, per esempio, non abbiamo un segnale long qui. Ok, che addirittura si poteva anche aver fatto visto la dinamica degli indicatori. Io, sapendo i cicli, meglio, avendo letto i cicli, non l'avrei fatto. Quindi in questo caso qui, da questa zona qui, io ho già l'indicatore drive che è diventato rosso, era già rosso qui, sto annullando tutta la fase rialzista. Appena anche qui mi fai un istogramma rosso, continua l'idea di portare l'euro-dollaro a 1,07 e 15, quindi portarlo in questa zona qui, 1,07 e 15 potrebbe essere questa zona qui, che poi la ritroviamo sul grafico daily. Ok, attenzione, la stellina sta scendendo. Sul grafico daily in questa zona qui 1,0715, che sembra lontanissimo, invece sono un 60 standard pips, quindi la giornata di oggi potrebbe completare la dinamica ribassista dei cicli annuali. Quindi candela dopo un tentativo rialzista, una fase rialzista di 4 candele, prima candela rossa incerta, ma comunque che dal 50% comincia a scendere. Ricordiamoci che i movimenti dei grafici non sono casuali, ma sono composti da delle contrattazioni che sono all'interno di queste candele. Ok? La candela precedente di ieri, vediamo che sui massimi non ha avuto una chiusura rialzista, perché vuol dire che c'è stata una spinta ribassista o una presa di profitto di chi è andato short. Ok? Se adesso incomincia a scendere e mi ritorna sotto il minimo di ieri, non è più stata una presa di profitto di chi era long, ma è una pressione, o meglio, un accumulo di trades o di ordini a mercato ribassisti. Quindi dovrebbe continuare ad andare a 1,0715 senza andare a basarsi poi su tutti i livelli intraday che potrebbero essere nonché i pivot, okay, nonché i canali. Ok? Quindi spiegata anche questa. Lo so che per chi è nell'Academy, o meglio, chi è nel conto Academy e ha visto 3 giorni Paolo Pazzo, che vede nell'area in positivo anche adesso positivo e non chiude e non chiude e non vuole chiudere e non chiude. Che cos'è? Così completiamo anche questo webinar in bellezza, perché ci stavo pensando anche ieri, anche stamattina, ho detto sì, devo cercare di spiegare questa dinamica. Perché? Perché è una prova di pazienza, ok? A volte noi facciamo dei trades, abbiamo l'idea che cosa deve fare il grafico, ok? Il grafico su H1 deve chiudere un ciclo. Se deve chiudere un ciclo, io mi aspetto una fase ribassista. Se notiamo da qui a qui, oppure da qui a qui, abbiamo detto che sono più o meno 50, o 48, 50 candele, quindi 50 candele. Quindi se io devo chiudere il ciclo 3 ribassista, ho 50 candele.
Secondo voi, lo mettiamo d'occhio, dove siamo adesso? Più o meno a 12-13 candele. Quindi ho ancora 35, 36, 37 candele di tempo. Questa raffa di tempo qui ha 36 candele H1. Quanti sono? Un giorno e mezzo. Quindi è chiaro che magari non mi fa così. Dovrà fare così. Magari anche punto di rialzista, poi tornare giù e poi scendere ancora. Quindi tutta questa cosa qui è tutto tempo da mettere nella pazienza. Però adesso la pazienza è finita perché io vi sto dicendo che sia l'erodoro che la stena d'oro adesso incomincia a diventare interessante. Vediamo se mi rompe la trend line ciclica, livello dinamico di resistenza, meglio di supporto. Quindi anche su questo minimo qui mi metto una trend line che è il livello di supporto dinamico di un grafico dove si trova una fase dove potrebbero esserci dei take profit, fermarsi in questa zona qui, una trend line. Quindi adesso io direi aspettiamo un attimino per capire. Vedete l'M1 per esempio, anche l'M1 della stellina d'oro sta tornando qui. Quindi anche qui un'idea, aspettiamo che anche la stellina rompa questo per poi andare a chiudere in bellezza il tutto, mentre l'euro dollaro ha già rotto la trend line, sta andando nella fase ribassista, siamo nella candela delle 10. Io ragazzi, siccome oggi è giornata intensa e non vi voglio tenere sulle spine di alto, aspetto il breakout della stellina d'oro, che è la parte, attenzione, adesso io devo chiudere questa cosa. Ciao ciao, conto flat, ciao ciao, ho recuperato il danno, tra virgolette, della settimana scorsa. Dovevo aspettare la stellina d'oro, ragazzi, avete visto? Dovevo aspettare che mi rompa questo, eh? Però la dinamica del guadagno è anche un take profit. Guardate, io ho chiuso venerdì, l'ultimo mese, cos'è? Sì, 13 giorni, ho chiuso, questo è un riaggiornamento, togliendo 87 euro, sono ritornato a 800, ok? Gli 800 poi li ho dovuti riguadagnare. Infatti, togliendo 87, ne ho guadagnato 283, ne ho 200 euro. La perdita di venerdì era un 55 più swap era 60, recuperata in parte con questo trade qui. Aiutatemi, questo trade, questo e questo, che avevo già recuperato in parte, aggiungendo questi, le ho recuperate tutte, insomma 283, togliamo 200 euro. Quindi abbiamo adesso da 800 a 977. Per chi è nell'Academy, ha il conto, chi non ha ritirato sin dall'inizio ha il conto che si è raddoppiato. Io oggi non farò altro, almeno per il momento non farò altro, ok? Quindi adesso vado nella chat questa qui e scrivo chiuso tutto, flat, vedi, conto Academy. Il motivo anche perché della chiusura non è soltanto un motivo operativo. Vasco Rossi avrebbe detto senza parole. Senza parole perché la chiusura. Allora, mettiamo il caso che io dovessi andare dal dentista adesso. Alle 10 e mezza l'appuntamento del dentista. Alle 10 e 12 minuti mi si è palesata la possibilità di chiudere il trade. Non voglio andare dal dentista con il telefono in tasca che appena mi ha fatto un buco sul dente, dopo devo guardare che cosa è successo sull'euro-dollaro. Ok? Bene, questa dinamica qui io alle 10, alle 11 meno un quarto ho un appuntamento di lavoro per un'altra cosa che sto facendo. Vedi video di Capodanno se ti interessa sapere quello che faccio. E quindi in ogni caso ho un appuntamento per un mio investimento, non niente a che vedere con il trading, quindi devo scappare da casa, non sono più. Quanto è bello andare e sapere che non c'hai posizione al mercato, che hai guadagnato e chiuso. Vero o non vero? Quindi anche questa è la dinamica. Poi ho chiuso in un trade ribassista il breakout del minimo che mi aspettavo, breakout, distribuzione ribassista in chiusura. Quindi chiaro, io potrei tenere il trade oppure farlo da più in basso. Finita, chiusa. Grazie Antonio, grazie. Poi ti leggo, anzi, se mi fai un favore, mi copi e me lo metti su Skype perché è troppo lungo. Grazie che hai capito che non mi interessava. Nuova Zelanda CFF, te la vado a vedere perché non è quello, non è che sia io egoista. Vedi, H4 adesso ho dato anche il segnale di bassista. Quindi magari nel pomeriggio alle 2:30 vediamo dove è il grafico.
possiamo farci anche un trade piccolino prima o dopo del dato. Ma se andiamo adesso a vedere, ah, non lo so, non lo so, adesso vado a vedere anche questa. Allora, perché è interessante questa cosa qui, ma probabilmente non sarà ancora aggiornato. Non l'avevo visto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, non lo trovo adesso. Probabilmente sono verso i 4, quarto, quinto posto, adesso che l'ho chiuso di adesso, ma non lo so, sulla scaletta del copy, non lo so, dopo vado a vedere. Allora, Antonio, bene delle tue parole, ho letto solo l'inizio. No, non, anche se te la prendevi non era quello, non è che mi interessava, ma è buono che tu abbia capito che il motivo di spiegare un webinar deve spiegare. Cos'era? No, ZCHF, no? No, un webinar è lì per essere una lezione, devi imparare qualcosa, se no non ha senso. Formato, fascia H1, H4, cos'era? No, ZCHF, quindi euro, dollaro, via. Ok, questa è la dinamica del prezzo. Dove sono? Vedi, anche ieri ho scritto una cosa molto importante in chat. Ho scritto: non ho fatto altre analisi anche per evitare di essere influenzato o verticale. Perché quante volte fa una... E adesso, per esempio, ho guardato questa analisi e cavolo, ma questo qui sarebbe da fare uno short. Ma non lo faccio, però sarebbe da fare uno short se ci pensi bene. Perché togliendo i separatori di periodo, il minimo di Gauss, quindi se non hai ancora questi indicatori, te li vai a prendere sull'Academy, uno. Max Gauss è questo. Secondo Max Gauss è questo. Qui sopra non ci deve andare. Idea di short, da qui siamo short. Inutile. Il metodo è questo. C'è il metodo fascia, che poi è il metodo ciclico, la ciclica semplificata. Ormai da anni tanti lo utilizzano perché non hai più il problema di dover saper leggere i cicli, perché tanto te lo dice l'indicatore, te lo dice lui. Eccolo qui. Uno, ciclo lungo, è anche irregolare, né Z di 93, potrebbe essere anche più lungo, più stretto, non lo so. Questo è il ciclo 2, per esempio. Siamo in una distribuzione dove il massimo di Gauss ha preso nel ciclo 2, potrebbe essere anche così. Quindi, onde evitare, proprio per questo motivo qua, ci mettiamo qui un 1, un 2 in questa zona. Stessa dinamica di prima, più irregolari sono i grafici, più devi essere, usiamo la parola così un po' moderna, può essere un po' più sgamato nel dover fare l'analisi non superficiale, anche se la parola superficiale è la più adatta. Te ne devi fregare di tante dinamiche del prezzo, devi controllare sempre che sia una lettura regolare, un ciclo 1, un ciclo 2, parte centrale, ciclo 3. Ciclo 3, se guardo la frattalità sono 52, qui saranno una cinquantina, vedi 48, 44, quindi diciamo una 45 candele, questa qui potrebbe essere 55, quindi qui potrebbe essere finito il ciclo 3, ok? Quindi partenza che sta avendo adesso è il ciclo 4 e anche qui abbiamo completato un'analisi in quanti? 3-4 minuti, qui abbiamo la distribuzione H4, H1 dell'NZD CHF. Senza fare altro, perché frattalità, H4, ok? All'interno dell'H4 abbiamo un ciclo, che siamo nel ciclo, scusa, nel ciclo, siamo in un ciclo in movimento. Che ciclo è? Andiamo a vedere. Una distribuzione gialla, qui è il ciclo 1, qui lo mettiamo più grande, quindi andiamo. Quello grande e lo mettiamo giallo. Siamo nel ciclo 1 H4. Questo, ok? Perché parte qui il giallo, vedi? Quindi questo non è il max Gauss, questo è soltanto la parte magenta del ciclo 1. Siamo nel ciclo 1 in chiusura, quindi onde evitare danni se devi fare un trade in chiusura, fai così, uguale da che parte Fibonacci. La chiusura potrebbe avvenire sul 38,2, non punterei neanche a fare il 50. Quindi se torniamo su H1 che induce di fare lo short, perché induce a fare lo short, non andrei però oltre che su H4 siamo nel ciclo 1, non andrei oltre al 38,2, magari un nuovo minimo rispetto a questo. Molto semplice. L'hai visto come te l'ho fatta veloce? Mi scrivi su Skype, poi ti dico come fare, ma non so perché per entrare intanto lo trovo. Per entrare nell'Academy è difficile perché bisogna che ci sia io che ti attivo
la chat e tutto il resto. Io oggi non c'ho tempo, quindi manda magari un ticket al visor, ma non so quando. Domani mattina ho un po' di tempo, ma poi scappo. Penso che sia più giovedì, perché ne ho già altri tre ancora fermi lì in stand-by. Ok? Benissimo. Il bello dell'Academy, chiaro, viene richiesto un costo mensile, ma è mensile, quindi non è come dire, a vincolo comprare un corso da 1000 euro, cose del genere, non c'entra niente, perché intanto chi vende un corso a 1000 euro deve anche entrare nella testa di chi lo compra, che stai vendendo acqua calda, perché se non riesci a capire il metodo stai buttando via 1000 euro, 1500, anche 3000 euro di corso che ti garantiscono chissà cosa, e poi ti trovi lì che non hai, hai speso soldi e basta. Meglio, una secondo me, poi uno fa quello che vuole, un corso dinamico, dice ok, non mi va, non mi piace. Ho buttato via un mese di tempo, un mese di soldi, ma non ho buttato via un 1500 euro che potrei comprare la finestra nuova che si è rotta. Ecco, per farvi un esempio. Bene, l'ultima cosa che vado a vedere sono le 10:20, poi devo scappare, è il dollaro yen. Allora, prima cosa, abbiamo chiuso per il momento bene, poi qui non ce l'abbiamo, ma lo vado a prendere qui. Sterlina, l'euro dollaro, vedete, sta potendo concedersi, ma adesso non mi interessa più, voglio stare leggero. Sulla sterlina dollaro, vedete, non ha rotto il minimo. Io, se stavo ad aspettare veramente che rompesse il minimo per andare a toccare il pivot, mi sarei ancora a mercato. Invece adesso può scendere ancora, siamo sotto la media 64, può scendere ancora, può chiudere, può ripartire e tornare al pivot. A me non interessa. Quindi la chiusura è stata nuovamente eccellente, perché anche l'altra volta, se notate, ho chiuso e poi si è girata. E va bene così. Come poi del resto, una, due, tre settimane fa avevo fatto un trade che mi ha sfiorato di neanche, cos'era, un 0,20, un 0,02 di pips, proprio mi ha sfiorato il take profit di neanche di 2 decimi di pips. Allora, poi torniamo qui sul il metodo FAS, andiamo a vedere il dollaro yen, che il dollaro yen, mentre il dollaro sale, le altre coppie scendono, perché il dollaro è forte. Infatti notate, anche questa è una dinamica che dovrei stare attento, perché il dollaro yen è nuovamente sui massimi assoluti, e questi sono i massimi assoluti, ha fatto questa discesa ed è tornato su. Quindi io starei attento a gestire un'operatività così, o al contrario, guardando anche un Fibonacci molto ampio. Okay, infatti notate, il 50% era questo, anche se al contrario, se notate, l'espansione completa, adesso la facciamo così, anche se non è proprio giusto, 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 serve questa. Okay, va bene? Quindi dal minimo al massimo, il 50% era questo, se notate, salita, livelli, 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 50% risalita. Io farei lo short dal 38,2 in giù. Quindi tengo monitorato tutto anche senza mettermi un'analisi dentro. Io vi ringrazio della partecipazione, spero che abbiate ricavato qualcosina da questa mia operatività di oggi. Per il momento non ho altro da raccontarvi, il conto copy è flat, il conto ripetizione è flat, il conto academy flat, il conto privati flat, non sto facendo tanto, quello che ho fatto, devo dire, che è stato un buon ricavato, adesso sono contento. Per il momento sto fermo. Ci si sente nel pomeriggio, se magari entrerò da qualche altra parte. Preferisco stare leggero e flat. Grazie a tutti. Ciao.